Scienze Umane. Si trova qui insieme con noi il professor Pier Giorgio Marcelli, che è già entrato, e la professoressa Maria Rosaria Bovino, che ci sta dando una mano anche per la gestione tecnica e non solo, appunto, di questo evento, di questo incontro. Quindi grazie a loro, grazie a tutti voi che vedo partecipare numerosi, e con voi, con alcuni di voi, penso di avere già parlato, seppure per via mail, ho risposto a diverse richieste di contatto, a diverse richieste di informazioni. E quindi cominciamo a spiegare un po' meglio quali sono le caratteristiche del nostro indirizzo. Vi dico subito che questa prima parte, diciamo, parlerò io soprattutto della materia caratterizzante questo percorso liceale, quindi del tipo di studente, del tipo di profilo di studente che dovrebbe uscire da un percorso liceale di questo tipo. Poi, subito dopo, darò la parola al professor Marcelli, che invece ci illustrerà più in generale quali sono le caratteristiche di licealità, quindi di formazione generale del ragazzo, dello studente, del cittadino all'interno del liceo delle scienze umane, e soprattutto si concentrerà sulla vocazione umanistica che questo liceo ha. Dopodiché ci sarà la possibilità di ascoltare anche una nostra studentessa che sta frequentando il quinto anno del liceo delle scienze umane qui da noi, che potrà appunto dare la sua testimonianza, alla quale potrete anche rivolgere delle domande. E, per una questione di ordine interno, vi chiedo di scrivere le domande che vi vengono in mente sulla chat, in modo che io poi le posso raccogliere e piano piano porgere alle persone e ai colleghi che potranno dare le risposte. Allora, che cos'è il Liceo delle Scienze Umane? Vi ho preparato qualche slide abbastanza sintetica, così anche un po' per movimentare questo incontro. Vi prego di darmi un feedback se si riesce a vedere la condivisione. Rosy, ti chiedo se per caso la condivisione si vede. Sì, c'è un caso. Ok, perfetto. Allora, vedete, ho scelto questo quadro, appunto, un quadro in cui ci sono dei filosofi che dialogano, per dare un po' l'atmosfera che si respira all'interno del nostro liceo. E che tipo di studente si forma seguendo appunto il percorso del liceo delle scienze umane? Cioè, in sostanza, che cosa imparo a fare? Questa è la domanda che lo studente deve rivolgere a se stesso. Che cosa imparo a fare se mi iscrivo? Che cosa imparerò a fare se mi iscriverò al liceo delle scienze umane? Ma intanto, come prima cosa, che direi è forse la cosa più importante, imparo ad imparare. E, in effetti, non si imparano soltanto delle discipline, dei saperi, ma si imparano anche delle metodologie, dei metodi di risoluzione dei problemi che possono essere poi adottati e seguiti nei vari momenti della nostra vita, non solo all'interno della scuola. Imparo a comprendere chi sono io e chi sono gli altri nei diversi contesti sociali e culturali. Imparo a conoscere e a costruire i processi formativi. Il liceo delle scienze umane è un liceo dove ha un grosso peso la pedagogia e quindi lo studio dei processi di apprendimento e di formazione della persona che avvengono in contesti diversi, nella famiglia, nella scuola, nella società, frequentando appunto i social media. Contesti formali, contesti informali. Noi qui cerchiamo di capire, di studiare e di migliorare i processi di apprendimento. Imparo a diventare un cittadino attivo e consapevole, come avremo modo di dire forse anche in seguito, nella nostra scuola è molto presente, diciamo,
l'attenzione verso l'educazione civica e verso la formazione di un cittadino responsabile. E poi, ovviamente, imparo ad utilizzare il linguaggio, le metodologie e le tecniche di indagine delle scienze umane. Ecco, appunto, che cosa sono queste scienze umane? Ma è la materia caratterizzante dell'indirizzo, il che significa che si studia 4 ore nel biennio e 5 ore nel triennio. Quindi, come vedete, è una materia che ha un grosso peso, una grossa consistenza anche dal punto di vista orario. Ed è un contenitore che in realtà comprende altre tante discipline, non soltanto una. Tutte le scienze dell'uomo, le varie scienze dell'uomo, quali in particolare? Beh, sicuramente la pedagogia, a cui accennavo prima, la psicologia, la sociologia e l'antropologia. Sono queste, diciamo, le scienze umane che i nostri studenti, affrontano nel quinquennio. Non ho certo il tempo di spiegare, in che cosa consiste ciascuna di queste discipline. Però, diciamo, la psicologia potremmo dire è lo studio della mente individuale, soprattutto della mente individuale. La sociologia è lo studio, del rapporto tra individuo e società. L'antropologia è una disciplina bellissima che fino a poco tempo fa si poteva studiare solo all'università, ma questo liceo invece permette di affrontarla già, in età, adolescenziale, diciamo così. Ecco, l'antropologia, sapere e conoscere culture diverse, mondi diversi, sistemi di parentela diversi, sistemi economici diversi. La civiltà occidentale non è l'unica civiltà, ce ne sono tante altre e in un mondo globalizzato è importante conoscerle sempre meglio. Ovviamente, mi soffermo soprattutto sul quarto punto, cioè saper confrontare, quarto punto di questa slide, teorie e strumenti per comprendere la varietà delle realtà sociali, con attenzione ai processi formativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. Chi frequenta il liceo delle scienze umane, diciamo, dovrebbe sviluppare, acquisire delle competenze speciali, specifiche, se vogliamo, nel relazionarsi agli altri, nel comunicare agli altri e anche nel fornire dei servizi di cura, di assistenza in vario modo agli altri. Concludo, prima di passare la parola al collega, ecco, ho qui riassunto le domande, credo che ci siano anche non soltanto dei genitori a questa diretta, ci saranno anche degli studenti. Bene, allora io mi rivolgo adesso soprattutto a loro e chiedo loro di chiedersi, di farsi queste domande prima di scegliere il liceo delle scienze umane. Se almeno ad una metà di queste domande la risposta è affermativa, allora siete sicuramente il tipo di studente ideale per entrare nella nostra scuola. Allora, domanda numero uno è: mi interessano le materie umanistiche? Poi di questo parlerà ancora meglio il mio collega. La domanda numero due: mi piace leggere e studiare? La domanda numero tre: mi chiedo alle volte chi sono io, chi sono gli altri, che caratteristiche ha la società nella quale vivo? Sono curioso verso altre culture o altri sistemi sociali? Vedete, queste sono le domande, diciamo, che lo studente di scienze umane si dovrebbe porre e alle quali cerca di dare una risposta con il suo studio, con la sua attività qui nella nostra scuola. Mi interessa la cura della persona, per cura non intendiamo soltanto assistenza medica, ma anche assistenza soprattutto assistenza psicologica, assistenza pedagogica, assistenza, diciamo, nel campo delle relazioni. Mi chiedo come sia meglio relazionarmi agli altri? E domanda finale, non meno importante delle altre, forse potrebbe essere la prima, sono pronto ad investire nella mia formazione personale? Ecco, ripeto, se alla maggior parte di queste domande, voi riuscite a rispondere di sì, sicuramente siete, dei candidati ideali per entrare nella nostra scuola. Allora, vi ringrazio.
l'attenzione e diciamo adesso passo la parola al collega Pier Giorgio Marcelli, che ci parlerà invece appunto della licealità in generale e della vocazione umanistica di questo indirizzo. Grazie. Apri il microfono, Pier Giorgio. Buongiorno a tutti, sono il professor Pier Giorgio Marcelli, docente di italiano latino e storia, in servizio ormai da molti anni in questo istituto e in particolare appunto nell'indirizzo di scienze umane. Questo indirizzo trae la sua denominazione dagli studia humanitatis di ciceroniana, di petrarchesca memoria, che dalle scuole di epoca classica fino a quelle rinascimentali si sono caratterizzati per una forte attenzione allo studio di tutti gli aspetti dell'essere umano, tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella sociale, appunto. Tali scuole antiche e rinascimentali si prefiggevano infatti la formazione a tutto tondo dell'individuo attraverso discipline come la letteratura, la storia, la filosofia, il diritto, l'oratoria, la musica, le arti figurative, ma non tanto per una erudizione di tipo enciclopedico fine a se stessa, ma per permettere alle persone di interagire in modo significativo nella res publica, nello Stato, nel tessuto sociale. Ecco. Con questo scopo furono pensati appunto anche i licei moderni, eredi di questa tradizione secolare, in particolare l'Istituto Magistrale, di cui ancora oggi il Caetani porta il nome. Fu progettato in Italia proprio per la formazione di personale insegnante di alta qualità e preparazione. Con le varie riforme che si sono succedute, si è poi passati al liceo socio-psicopedagogico ed infine appunto all'attuale liceo delle scienze umane. Ora, l'indirizzo di scienze umane, ha una caratteristica impronta liceale, come diceva il collega, conferitagli oltre che da materie comuni a tutti gli indirizzi, come potrebbero essere l'italiano e la storia, e dalla massiccia presenza delle discipline di indirizzo, di cui appunto il collega ha appena parlato, cioè l'antropologia, la psicologia, la sociologia, la pedagogia, anche però dalla presenza della lingua e letteratura latina per tutto il quinquennio. Questa è una peculiarità che attualmente nel panorama scolastico italiano è rimasta soltanto nei licei classico e scientifico, oltre che nel liceo delle scienze umane. Inoltre, a completamento dell'aspetto prettamente umanistico di questo liceo, sono presenti solo per il biennio l'insegnamento del diritto e dell'economia per un paio d'ore settimanali e soltanto per il triennio l'insegnamento della filosofia per 3 ore settimanali e della storia dell'arte per 2 ore settimanali. Ecco, tuttavia l'area scientifica è ben bilanciata, proprio a testimonianza di un equilibrio, nel dosaggio delle varie materie. Dicevo, l'area scientifica è ben bilanciata non solo dalla presenza di matematica, 3 ore al biennio e 2 al triennio, e di scienze naturali, 2 ore per tutto, il quinquennio, ma anche, da quella dell'insegnamento della fisica durante il triennio. 2 ore settimanali. Quindi, forte naturalmente è anche l'attenzione al settore linguistico, con la presenza per tutti e 5 gli anni non solo dell'italiano e dell'inglese come lingua straniera moderna, con 3 ore settimanali per tutti e 5 gli anni, ma anche della lingua e letteratura latina. 3 anni al biennio, scusate, 3 ore al biennio e 2 ore al triennio. La lingua latina che contribuisce in modo significativo sia al potenziamento delle competenze nella lingua madre italiana, sia alla lettura di quei classici latini che tanto hanno contribuito alla formazione del concetto di humanitas e di studi umanistici e che quindi costituiscono un patrimonio culturale insostituibile su cui poggiano le fondamenta della nostra stessa civiltà moderna. In particolare per la didattica del latino, i docenti del Caetani da circa 8 anni hanno scelto di ispirarsi al metodo Lingua Viva, conosciuto anche come metodo Orberg, e ormai diffuso in tanti licei di tutta Italia ed Europa, e anche qui a Roma e provincia, in più di una quindicina di licei. Si
secondo i più moderni principi della glottodidattica, che stanno rivalutando tecniche antiche e di grande efficacia, secondo le più recenti indicazioni ministeriali, tale metodo, attraverso un approccio induttivo e globale all'apprendimento della lingua, cioè con un approccio non solo grammaticale ma anche di tutte le altre abilità linguistiche, può consentire, se attuato con continuità e rigore e se affrontato con serietà ed impegno dagli studenti, di leggere nel triennio con più rapidità e soddisfazione i classici della letteratura latina, di rendere più gradevole e meno teorico lo studio della lingua latina. Per non dilungarmi troppo su tale aspetto in questa sede, ho comunque preparato un video di circa 14 minuti per spiegare nel dettaglio le ragioni di questa scelta e le caratteristiche peculiari di tale metodo. Posso condividere sulla chat il link di questo video a chi volesse poi approfondire la questione in privato. Naturalmente su questo e sugli altri aspetti del liceo delle scienze umane potete intervenire con domande anche nel successivo apposito spazio previsto fra poco in questa diretta tra le 10 e le 10 e un quarto. Nel triennio le scelte anche dei PCTO, cioè dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in precedenza conosciuti come alternanza scuola-lavoro, sono legate spesso ad iniziative che rientrano in ambiti prettamente di indirizzo, come attività presso nidi, scuole dell'infanzia, scuole primarie, ma anche ad attività legate, per esempio, alla promozione del patrimonio artistico e culturale, e in qualche caso però addirittura legate ad attività del mondo scientifico. Infine, proprio per la sua vocazione al mondo della formazione, è importante dire che il liceo delle scienze umane e più in generale proprio tutto il Caetani si è sempre contraddistinto, e in particolare in questi ultimi anni, per l'accoglienza e per l'inclusione, a cui è data una particolare importanza ed attenzione anche attraverso la presenza di due specifiche figure referenti che hanno l'esclusivo compito di dedicarsi a questo aspetto per tutta la scuola insieme a personale sostegno. Per quanto riguarda gli sbocchi universitari, evidentemente sono orientati in prevalenza in ambiti caratteristici del settore umanistico, come ad esempio le scienze della formazione, le scienze della comunicazione, la sociologia, la psicologia, lettere naturalmente, il DAMS, cioè le discipline d'arte, musica e spettacolo, la giurisprudenza. Ma sono frequenti naturalmente anche le iscrizioni a scienze infermieristiche, per esempio, a medicina e ad altre facoltà ed indirizzi universitari. Ci tengo a precisare che, come è stato già accennato, le future classi prime delle sezioni D ed E, solo per il prossimo anno scolastico e non necessariamente per tutto il quinquennio, saranno destinate alla sede succursale, come deliberato in collegio docente e in consiglio d'istituto, sarà un'apposita commissione ad occuparsi già da quest'anno di individuare fra tutte le classi della scuola di anno in anno quelle più idonee ad essere dislocate in succursale. Ora, gli aspetti che ho esposto fin qui in modo sintetico possono naturalmente essere trattati più in dettaglio su vostra richiesta. A questo scopo abbiamo riservato appunto l'apposito spazio successivo per le domande. Io perciò penso di fermarmi. Benissimo. Sperando di essere stato chiaro ed esauriente. Assolutamente, perfetto, chiaro, super chiaro. Grazie mille Pier Giorgio. Volevo, prima di cominciare a rispondere alle domande, dare la possibilità anche alla nostra studentessa, quella che abbiamo invitato a questa nostra mattinata di presentazione, di dare la sua testimonianza. Si è collegata con noi Valeria Goretti, che è appunto la studentessa di quinto anno del liceo delle scienze umane, che quindi ha quasi terminato il suo percorso formativo qui all'interno del nostro istituto. A lei vorrei chiedere diciamo che cosa l'aveva inizialmente motivata verso la scelta di questo indirizzo e se ha trovato quello che lei cercava, cioè importante è non solo avere delle motivazioni ma anche vedere che queste motivazioni hanno trovato accoglienza nel percorso di studi che è stato scelto. Quindi Valeria, se hai qualcosa da dirci a riguardo ti ascoltiamo volentieri, vedo che ci sono diversi studenti, non soltanto genitori collegati con noi. Vai. Allora, salve a
tutti, sono Valeria, appunto del quinto F, vorrei parlare Dovresti alzare la voce, Valeria. Alza un po' la voce con perché non si Dovresti sente alzare la bene. voce, Valeria, alza un po' la voce perché non si Ok. sente bene. Appunto, mi sentite meglio? All'inizio del mio percorso, appena uscito dalle medie, ero molto confusa su che cosa fare. Non si sente. Non si sente. Non si sente. Purtroppo Non si non si sente. sente. Riesci Non si a sente. avvicinare il Riesci computer? a avvicinare il computer? Sì, certo. Adesso va meglio? Sì, un pochino. Un pochino meglio. Appunto, Un pochino meglio. appena uscito dal mio percorso, quindi appena finite le medie, ero molto confusa su che cosa fare, soprattutto al liceo. Volevo soltanto trovare un modo per conoscere meglio me stessa e conoscere meglio gli altri, quindi credevo che appunto la psicologia fosse una materia che poteva aiutarmi, diciamo, per questo mio progetto. E quindi appunto il mio desiderio era di poter portare avanti gli studi di psicologia e per questo nelle diverse ricerche che ho fatto mi è sembrato che il liceo delle scienze umane fosse più adatto a questo mio scopo. Sono rimasta piacevolmente sorpresa perché all'inizio credevo che l'unica materia che studiava, diciamo, la mente dell'uomo, comunque la sua complessità fosse la psicologia, ma entrando in questo istituto ho scoperto che ci sono anche altre materie come l'antropologia e la sociologia che danno una visione molto complessa dell'uomo e di tutto il resto, anche di altre culture che personalmente non credevo potessero esistere. Questo mi ha aperto molto la mente e sono riuscita, diciamo, ad uscire dagli schemi mentali che mi erano soliti per scoprire qualcosa di totalmente nuovo che mi ha molto affascinato. Quindi questo liceo mi ha sicuramente aiutato per quanto riguarda il mio futuro e a far chiarezza sia su me stessa che sugli altri, quindi diciamo, ha compensato quel bisogno che avevo. Per questo appunto lo consiglio a tutte le persone che hanno un forte interesse nei confronti della psiche umana, di come dei suoi funzionamenti e di quanto può essere complessa. Diciamo appunto le materie di indirizzo sono molto affascinanti, quindi più che diventare semplicemente uno studio che si fa in classe, almeno per me è diventata una vera e propria passione che porto poi avanti, appunto, anche fuori dall'istituto con magari anche diverse letture. Quindi sono molto felice della scelta che ho fatto e la consiglio assolutamente. Bene, grazie mille grazie, grazie per mille la tua per la tua testimonianza. Direi testimonianza. che Direi che possiamo, possiamo. se hai concluso, Se hai volevi aggiungere concluso, volevi aggiungere altro? altro? No, no, ho concluso. Ok, allora direi che Allora, direi che possiamo dedicare possiamo quest'ultimo dedicare quarto quest'ultimo d'ora quarto. alla risposta, che vedo però appunto alcune domande sono state fatte sulla chat. La collega, la professoressa Bovino, ha già fornito alcune risposte. Se ce ne dovessero essere delle altre, questo è il momento per porle, ok? Le potete porre possibilmente via chat per una questione diciamo, di semplicità e di ordine nella comunicazione, ma altrimenti potete anche alzare la mano. Allora, per esempio, qualcuno Diciamo che chiedeva il ascoltare. link. Qualcuno chiedeva il link di questo video, diciamo, sulla metodologia Orberg, credo che tu lo abbia già, Sì, postato. esatto, è stato già postato, l'ho postato. Chi è interessato a approfondire questo aspetto, c'è qui il link nella chat, potete aprirlo e dura 14 minuti. Grazie. Ci sono delle domande che riguardano, del resto il collega aveva già accennato alla questione, che riguardano anche le modalità di iscrizione e diciamo la distribuzione delle classi. In fondo la risposta è già stata data. Effettivamente possiamo dire che le prime classi sono quelle che interessano a noi, quindi la prima D e la prima E, direi con grandissima, altissima certezza, probabilità, ma anche certezza, verranno collocate nella sede succursale, che è appunto la sede che si trova nei pressi di Ponte Milvio sul lungotevere Diaz. Mentre la prima F e eventualmente anche altre classi, non sappiamo al momento quante ne verranno formate, troveranno la loro sede qui a Piazza Mazzini.
Questo vale per le prime, il resto, diciamo, delle le altre classi delle varie sezioni potrebbero invece essere collocate o da una parte o dall'altra, dipenderà un po' dalle decisioni che verranno prese dal Consiglio d'Istituto, dal Collegio dei Docenti, anche in relazione alla prosecuzione o meno dello stato di emergenza e della pandemia. Però diciamo, possiamo dire con certezza che le due sezioni, appunto la prima D e la prima E, andranno in succursale. E vedo anche che viene chiesto se è possibile visitare la scuola. Allora, purtroppo sappiamo tutti la situazione nella quale ci troviamo. C'è un aumento esponenziale dei contagi e gli ingressi, diciamo, alla scuola, alla nostra scuola, in tutte e due le sedi, sono riservate soltanto agli studenti e al personale scolastico. Quindi purtroppo per ora a questa richiesta bisogna rispondere di no. Cercheremo di fornire, anche questo verrà messo sul canale YouTube della scuola, di fornire, di fare dei video che possano dare una idea, diciamo così, degli spazi, degli ambienti di apprendimento della centrale e della succursale. Una cosa che non ho detto quando ho fatto la presentazione all'inizio è che anche la dotazione tecnologica di cui dispone il nostro istituto è davvero molto buona, nel senso che tutte le nostre aule, questo vale per tutti gli indirizzi, hanno a disposizione un PC, la lavagna elettronica in qualche caso e anche un ottimo livello di connessione. Quindi diciamo la didattica nel nostro istituto viene realizzata sia in modo tradizionale ma anche in modo laboratoriale. Non abbiamo particolari pregiudizi nell'utilizzare la tecnologia per migliorare l'apprendimento dei nostri ragazzi, anzi ce ne serviamo tutte le volte che è necessario, tutte le volte che ci sembra utile, ma senza, diciamo, esagerare. L'apprendimento non è qualcosa che deve essere comunque fatto dalle persone, tra le persone, non possono essere i mezzi tecnologici in quanto tali a farle apprendere. Che orario si osserva? Allora, si osserva la settimana breve, nel senso che si viene a scuola dal lunedì al venerdì e quindi il sabato è libero. Questo è così ormai da diversi anni. Naturalmente su questa questione abbiamo la necessità di diciamo sfalsare gli orari d'ingresso per evitare assembramenti nelle nostre sedi, e vuol dire che alcune classi entrano alle 8 un primo turno e altre classi entrano alle 9:40. Chiaramente quelle che entrano prima, quelle che entrano dopo escono dopo, ma proprio di recente è passata diciamo l'iniziativa di fare una turnazione per cui i bienni che uscivano più tardi invece a partire da gennaio potranno uscire prima, perché il carico diciamo di questa organizzazione oraria non poteva ricadere tutto su di loro. Ma naturalmente queste sono informazioni che vi do e che riguardano l'anno in corso. È difficile dire che cosa succederà l'anno prossimo da questo punto di vista. Sì, allora, anche perché Gianluca, la cosa è legata strettamente all'emergenza Covid. In orari, certo, tempi normali l'orario è tutto regolare. Ah, beh, certo. Orario 8:14 massimo, insomma. Non... Certo. E, allora, la scuola è dotata di strutture per l'attività fisica? Ovviamente sì, abbiamo una palestra molto grande nella sede centrale di Piazza Mazzini e invece non abbiamo una palestra nella sede succursale, però gli studenti della succursale si appoggiano allo stadio Farnesina per svolgere l'attività fisica, quindi ovviamente questo quando c'è bel tempo.
in quel caso appunto escono accompagnati dai loro docenti e vanno a svolgere le ore di scienze motorie direttamente all'aperto nello stadio Farnesina. Ovviamente quando invece ci sono attività, il tempo non lo permette, il docente di scienze motorie si dedica maggiormente a sviluppare gli aspetti teorici della disciplina. Sapete che oramai le scienze motorie non sono più l'educazione fisica di un tempo, c'è anche lo studio dell'anatomia, dell'alimentazione, di come avere un corpo sano, eccetera. E quindi la teoria si associa all'attività pratica. E, allora, negli anni passati avete sempre accettato tutte le domande di iscrizione che vi sono pervenute. Allora, su questo sinceramente devo chiedere un aiuto alla professoressa Bovino, perché non saprei cosa rispondere. No, non sempre, ho già risposto, purtroppo non sempre. Arrivano moltissime domande e noi, in base ai criteri che sono ben riportati nella circolare, nel sito iscrizioni, e facciamo, stiliamo una graduatoria pubblica che poi pubblichiamo col numero di studenti che noi ammettiamo. E in base alle richieste ovviamente degli studenti si possono formare più o meno sezioni di scienze umane, linguistico, scienze economico-sociali. Quindi valutiamo le diverse graduatorie e poi in base alle aule di cui disponiamo accogliamo gli studenti. Di solito l'anno prossimo non dovremmo accogliere più di 8 classi in totale, però non sappiamo la distribuzione per indirizzi. Benissimo. Nei criteri ci sono anche i criteri relativi alla sede succursale, quindi ci sono criteri generali, criteri anche centrale e succursale. Certo, certo. E quindi, diciamo, qui vedo una domanda, ecco, gli studenti saranno sempre fissi in una sede oppure si dovranno spostare? E come ho cercato di dire prima, sicuramente la prima D e la prima E, che saranno sezioni di liceo di scienze umane, quindi queste due prime andranno in succursale per il prossimo anno scolastico, ma non è detto che ci resteranno quando diventeranno delle seconde e delle terze, cioè potrebbero anche doversi poi trasferire in centrale. Questo non è qualcosa che possiamo dire adesso, giusto Rosy? Dico bene? Sì, questo sì, ci sono molte domande su come avviene l'iscrizione. Le iscrizioni avvengono dal 4 gennaio al 28 gennaio sul sito del Ministero, che è uguale per tutte, insomma, le scuole d'Italia. E lì troverete la nostra sede e c'è un format che dovrete compilare. Poi però ricordatevi di perfezionare l'iscrizione nel mese di luglio. Su questo ci saranno delle circolari, sempre in quella sezione iscrizioni noi inseriremo tutte le circolari che riguardano appunto le iscrizioni. Quindi seguiteci sul nostro sito. E poi si chiedeva anche di attività pomeridiane. Noi diciamo abbiamo un'ampia offerta formativa, non solo appunto di corsi, attività pomeridiane, però questo poi dipende, in anno cambiano. Però insomma puoi fare qualche esempio forse Gianluca sull'offerta formativa. Sì. Allora, diciamo che noi abbiamo una ampia offerta progettuale extracurricolare, cioè di attività che vengono proposte agli studenti nel pomeriggio. Sono attività delle più varie, ma direi che soprattutto negli ultimi anni c'è un'attenzione particolare per i laboratori espressivi, diciamo, laboratori di arti performative, come possono essere il laboratorio di pittura, per esempio, che viene realizzato proprio in alcune parti della nostra scuola, un modo per rendere più accoglienti i nostri ambienti di lavoro e di studio, per far partecipare gli studenti alla creazione appunto di questi ambienti. Il progetto Murales, che viene seguito da una docente di storia dell'arte della nostra scuola. Poi da diversi anni è stato attivato e anche quest'anno è stato confermato un laboratorio di fotografia, di espressione, di linguaggio fotografico. In sostanza i ragazzi possono usare gli strumenti di cui dispongono, ad esempio il cellulare,
per comunicare se stessi, per costruire delle storie fotografiche. C'è un esperto fotografo che appunto gli insegna le tecniche anche di, digitali, di post-produzione di queste foto per l'espressione personale. Un laboratorio teatrale che dovrebbe partire a breve. Ci sono, questo pure è importante, mi ricollego a una delle domande che è stata fatta, no, noi non siamo un percorso Cambridge, non è attivo nella nostra scuola, però sono previste delle attività di potenziamento della lingua straniera, inglese e spagnola, con la... le certificazioni. Quindi, con la, esatto. Con la produzione, poi superato l'esame, la possibilità di avere delle certificazioni linguistiche di livello B2 o C1 a seconda dei, del posizionamento degli studenti. Quindi chi volesse poi accrescere la propria competenza linguistica ne ha la possibilità nelle due lingue che ho appena detto. E, ecco, ci sono dei progetti. Sì, qualcuno chiedeva l'attività di recupero, potenziamento, vengono decise di volta in volta dal collegio docenti, quindi possono essere recuperi e potenziamenti in itinere oppure attraverso dei corsi, sia alla fine del primo periodo, del quadrimestre, sia alla fine dell'anno. Esatto. Altra domanda. Che percentuale? Prego. Una, dice, chiedono la seconda lingua, non c'è soltanto... Esatto, infatti stavo proprio dicendo questo, nel liceo delle scienze umane si studia una sola lingua straniera che è l'inglese e quindi non sono previste... Perché c'è il latino. Esatto, c'è il latino. Sulla percentuale diciamo tra ragazzi e ragazze, allo stato attuale c'è una prevalenza... Ragazzi. Di ragazze, ma il numero dei maschietti diciamo è in crescita. E, l'organico docenti è al completo, i professori sono di ruolo, diciamo che ovviamente c'è una buona parte di docenti di ruolo, però non lo so come si fa. Cioè l'anno prossimo ci potrebbero essere dei trasferimenti e ci potrebbero essere dei pensionamenti. Questo purtroppo non è un discorso che si può fare già ora, cioè è difficile dare una risposta precisa a queste domande. Professori sono di ruolo, ad oggi può farlo. Sì, beh, ho detto che la gran parte dei nostri docenti è di ruolo, poi ci sono dei docenti che si occupano, diciamo che fanno parte dell'organico Covid, cosiddetto, che devono fornire un potenziamento orario nei casi di necessità. E, ci sono altre domande, sono quasi le 10:15 e quindi... Mi sembra che abbiamo... Ah sì, la foto degli ambienti. Allora, su questo, in questa sessione, non vi possiamo accontentare, ma come avevo preannunciato prima, faremo sicuramente dei video dei nostri ambienti interni ed esterni, sia della succursale che della centrale, e la caricheremo sul canale YouTube della scuola. Quindi sarà possibile visionarli anche... quando meglio crederete, insomma. E, no, non si attiva automaticamente il secondo collegamento, dovete uscire da qua ed entrare con l'altro link. Spazi esterni fruibili, nella sede centrale c'è un cortile interno e nella sede succursale, no, sostanzialmente non ci sono degli spazi esterni. Bene, età media del corpo docente, Rosy? diciamo si sta pian piano abbassando con i pensionamenti, però i più giovani sono precari, quindi diciamo sì. Ci sono i pro e i contro dei, diciamo, questa è un po' la situazione della scuola italiana, ovviamente noi non facciamo eccezione ai dati. Sono previsti tanti concorsi e speriamo che insomma una stabilizzazione dell'organico per la nostra e per le altre scuole.
Esatto. Bene, allora io vi ringrazio davvero al professor Marcelli, la professoressa Bovino, il professor Marrocco e la nostra studentessa Valeria per essersi unita a noi. Ringrazio tutti voi per avere trascorso con noi questi tre quarti d'ora. Spero, insomma, che abbiate ricevuto le informazioni che cercavate. Potete anche scrivere appunto all'indirizzo, io sono funzione strumentale per l'orientamento, potete scrivere al mio indirizzo, ve lo scrivo qui in chat se avete bisogno di informazioni particolari, .org. Grazie a tutti e buon fine settimana. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.